Un saluto a tutti i lettori di tuttoandroid.net, siamo con HTC One SV, questa volta per vederlo più da vicino e quindi farne una recensione completa. Questo qui è il dispositivo, ne abbiamo già fatto l'unboxing, se volete andate a guardarlo per appunto vedere cosa c'è all'interno della confezione e quindi vediamo un po' più da vicino questo dispositivo che è risultato davvero essere molto ma molto interessante. Innanzitutto partiamo dalle dimensioni che sono di 128 mm di altezza, 66,9 di larghezza e 9,2 mm di profondità. Come vedete, lo spessore sembra molto più piccolo di 9 mm. Questo perché HTC ha sapientemente effettuato una lavorazione tra virgolette curva con la parte posteriore dello smartphone, piacevole al tatto, che quindi permette allo smartphone di avere una buona impugnatura e soprattutto sembra che lo spessore sia molto ma molto minore. Questa cornice laterale, ce l'avete chiesto, non è in alluminio ma è in policarbonato, però dà quell'effetto all'esterno di alluminio. Per quanto riguarda gli altri materiali, abbiamo sempre policarbonato nella parte posteriore, mentre vetro nella parte anteriore. Il policarbonato però è molto elegante, è piacevole al tatto, infatti si tratta comunque di una lavorazione tra virgolette opaca e leggermente ruvida. E soprattutto questa colorazione bianca, devo dire che è molto ma molto elegante. Dicevamo, per quanto riguarda invece il peso, è di soli 122 grammi, quindi come detto molto leggero, è possibile utilizzarlo con una mano in maniera molto ma molto semplice e soprattutto sta bene all'interno delle tasche dei jeans. Per quanto riguarda il display, abbiamo un'unità da 4,3 pollici Super LCD con risoluzione 480x800 pixel e questo, come vedremo, è forse il maggior difetto di questo dispositivo, ma ne parleremo più avanti. 16,7 milioni di colori e, come abbiamo detto, quindi uno schermo che, essendo da 4,3 pollici, è facilmente utilizzabile con una sola mano. Per quanto riguarda sempre la parte frontale, abbiamo la capsula auricolare molto ampia, fotocamera anteriore da 1,6 megapixel e tre tasti soft touch, tasto home, tasto multitasking e tasto back. Tasto home che, se schiacciato, avvia Google Now. Nella parte invece posteriore abbiamo flash LED e fotocamera da 5 megapixel che permette di registrare video fino a 1080p, ovviamente a 30 fps, mentre la fotocamera anteriore registra video fino a 720p. Come abbiamo già detto all'interno della recensione, all'interno dell'unboxing, andiamo ad aprire un attimo la parte posteriore del dispositivo. Abbiamo anche lo slot di espansione per la micro SD fino a 32 GB, ovviamente slot per la micro SIM. Andiamo un attimo a chiudere il device. Bisogna far combaciare bene tutte le linguette. Per quanto riguarda invece la batteria, abbiamo una batteria litio a 1800 mAh che si è comportata più o meno con gli standard, tra virgolette, degli smartphone attuali, vale a dire riesce ad arrivare con un utilizzo molto molto intenso, fatto di molte caselle email in push, WhatsApp, soprattutto molta navigazione web e anche qualche minuto di gioco. Riesce ad arrivare senza risparmio energetico più o meno alle 6 e mezza 7 di sera. Attivando il risparmio energetico, che poi andremo a vedere tra le opzioni software, si riesce ad arrivare fino a sera inoltrata. Per quanto riguarda invece l'hardware vero e proprio, abbiamo un Qualcomm Snapdragon S4, quindi dual core a 1,2 GHz, una GPU Adreno 305 e 1 GB di RAM. 8 GB di memoria interna, come abbiamo detto, espandibili. Altoparlante di sistema posto qui nella parte inferiore con tecnologia Beats Audio, ovviamente solo per quanto riguarda le cuffie. Per le porte invece abbiamo nella parte superiore tasto di accensione, standby, spegnimento, microfono per la soppressione del fruscio, jack da 3,5 mm. Nella parte sinistra dello smartphone abbiamo bilanciere del volume. Nella parte inferiore abbiamo porta micro USB e microfono principale, mentre la parte destra dello smartphone è completamente liscia. Per quanto riguarda la versione software che monta questo dispositivo, si tratta della versione di Android 4.1.2, infatti andiamo all'interno delle impostazioni, nelle informazioni e andando in informazioni software,
Poi vediamo versione di Android 4.1.2, versione della Sense 4 Plus, quindi non la 5 che troviamo anche su HTC One, che tra virgolette è un po' il fratello maggiore di questo dispositivo. Per quanto riguarda le caratteristiche software in generale, come abbiamo detto, personalizzazione Sense, davvero potremmo dire invasiva, quindi abbiamo un sistema che tra virgolette non ha nulla a che vedere con la versione stock di Android 4.1.2, ma ciò ovviamente ha molti risvolti positivi. Innanzitutto la fluidità del sistema è davvero davvero ottima. Non abbiamo notato particolari impuntamenti in nessuna condizione, come vedremo poi anche il browser si comporta in maniera molto buona. Ad esempio possiamo dare un'occhiata alla lock screen, che è la classica di HTC, in questo caso abbiamo inserito una lock screen con il meteo, si sblocca in questa maniera, altrimenti possiamo avviare direttamente le applicazioni portandole all'interno di questo cerchio. Dicevamo, andiamo subito a vedere la parte telefonica, un attimo che nascondo i numeri. Ok, chiamiamo il 139, questo qui è il dialer. Vediamo un po' come si sente in viva voce. Benvenuto in 3. Questa chiamata è gratuita se chiama da numero 3 o da rete fissa Telecom Italia. Se è già cliente 3 Business e vuole parlare con... Allora, il volume è buono, niente da dire. La qualità forse un po' meno, leggermente gracchiante al massimo del volume. Per quanto riguarda la ricezione telefonica, non so se si riesce a vedere, noi abbiamo operatore H3G, però purtroppo devo dire che questo dispositivo ci ha portato spesso a navigare o comunque ad avere una ricezione in roaming, quindi appoggiati su Team più spesso rispetto ad altri dispositivi ovviamente nelle stesse zone. Parliamo un attimo di messaggistica, vi faccio vedere quella che è la tastiera, che è davvero molto comoda. Funziona anche molto bene il correttore automatico, che in pochi giorni riesce un po' a capire quelle che sono le nostre abitudini per quanto riguarda la digitazione. Quindi andiamo subito a parlare di parte multimediale. Apriamo la fotocamera, c'è davvero molto da dire qui perché HTC fa anche in questo caso delle personalizzazioni molto importanti. Nella stessa schermata è ovviamente possibile scattare foto e scattare video e iniziare a girare video. Prendiamo un attimo un soggetto, le cuffiette che troviamo nella confezione e proviamo a scattare una foto. Messa a fuoco, scatto praticamente immediato. E devo dire che le foto vengono anche abbastanza bene, non ci si può lamentare per una fotocamera da 5 megapixel, quindi diciamo foto discrete, soprattutto con molte opzioni. Ad esempio, qui abbiamo degli effetti come effetto distorsione che possiamo vedere in tempo reale, oppure effetto vignetta che è possibile andare a modificare con la barra sulla sinistra, e poi molti altri effetti, profondità, punti, mono, country, d'epoca. E un po' quelli che sono i filtri principali, quindi c'è da giocare sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda invece le opzioni vere e proprie, allora ovviamente possiamo andare a scegliere la qualità sia del video che la risoluzione delle foto, regolare le ISO, l'esposizione, il bilanciamento del bianco. Vediamo un po' le opzioni per la fotocamera. Possibile ovviamente toccare per scattare, rilevamento del volto. C'è l'opzione di cattura sorriso automatica e ovviamente la geolocalizzazione. Per quanto riguarda i video, presente lo stabilizzatore, quindi fattore molto importante, ovviamente stabilizzatore di tipo digitale e non di tipo ottico. E poi è possibile leggermente anche modificare quella che è l'interfaccia della fotocamera. Cosa importante, è possibile stabilire il caricamento automatico su determinate applicazioni che andremo a scegliere noi e inserire all'interno di questa parte della fotocamera. In pratica, se ad esempio abbiamo un'applicazione cloud sulla quale vogliamo andare a caricare direttamente le nostre foto, basterà inserirle in quella posizione. Dicevamo galleria abbastanza veloce, niente da dire sotto questo punto di vista. Andiamo quindi un po' ad aprire la galleria stessa per dare un'occhiata a quelle che sono le nostre immagini di testa. Innanzitutto, questa qui è la galleria di HTC della Sense, dove abbiamo la divisione per i social network, per Dropbox e per le foto presenti all'interno del dispositivo. Andiamo un attimo ad aprire le nostre immagini di test.
per vedere un po' quella che è la qualità dello schermo, ci avviciniamo. Allora, come detto, la risoluzione non è altissima, 800x480 su una 4,3 pollici non è una risoluzione del tutto alta. Questi sono i neri, purtroppo, come vedete, il display attira un po' quelle che sono le ditate. I neri che risultano buoni pur non essendo un Super AMOLED. Qui è possibile un po' apprezzare quella che è la qualità dei colori. Ancora meglio con la tavolozza. I bianchi ovviamente sono molto buoni trattandosi di un LCD, anche la luminosità è molto buona soprattutto sotto la luce del sole. Qui invece per valutare i contrasti. Come vedete la definizione non è alta, anzi è tutto perché è alta. E l'ultima riga di prova non viene visualizzata correttamente. Tuttavia, nell'utilizzo quotidiano, questa risoluzione non altissima non pregiudica l'utilizzo dello smartphone. Andiamo a vedere un po' quella che è la riproduzione dei video, classico di VX. Alziamo la voce. Riproduzione buona, saltiamo, vediamo molto veloce, è possibile prendere dei frame dell'immagine e salvarli direttamente in galleria. Andiamo ad aprire l'MKV a 1080p, vediamo come viene riprodotto. Saltiamo avanti. Come vedete è veramente velocissimo nel saltare da un punto all'altro del video. Anche qui possibilità di scattare foto, ovviamente modificare la luminosità solamente per il video oppure attivare ad esempio la tecnologia Beats Audio se abbiamo le cuffie collegate e così via. Andiamo un attimo a sempre parlando di multimedialità nella musica vi mostro un po' quella che è la qualità dell'altoparlante. Anche qui la divisione per i social, l'applicazione radio e così via, quindi le applicazioni vengono praticamente scusate, sincronizzate perfettamente con l'interfaccia Sense. Andiamo ad aprire questa canzone. Allora, la qualità è buona, il volume però a differenza del via voce che dove abbiamo un buon volume nella riproduzione della musica non è altissimo. La cosa ovviamente cambia quando inseriamo le cuffiette. Cuffiette di quella di HTC che devo dire sono molto molto buone pur non essendo in-ear, hanno una buona qualità, ma ciò è dovuto soprattutto al fatto che è presente la tecnologia software Beats Audio con la quale abbiamo dei bassi davvero fenomenali che è possibile ovviamente attivare all'interno delle impostazioni. Parlando di impostazioni, ci sono delle possibilità di personalizzazione dell'interfaccia sia per quanto riguarda il profilo generale, quindi quello che è il launcher principale, che possiamo andare a scegliere come se scegliessimo tra virgolette dei profili, quindi delle configurazioni vere e proprie, la skin che è possibile scegliere tra alcune presenti, ovviamente cambiare lo sfondo e anche lo stile del blocca schermo, decidere di avere l'orologio, le azioni, tutto ciò che vogliamo. Sotto questo punto di vista davvero grande possibilità di personalizzazione data da HTC. Come abbiamo visto, opzione Beats Audio che è possibile attivare solo quando sono presenti le cuffie. Memoria che abbiamo detto è da 8 GB, però purtroppo è divisa tra memoria applicazioni da 4 GB e come vediamo non abbiamo installato tantissime applicazioni, qualche gioco, però è già quasi del tutto piena. E poi la memoria del telefono che invece è da parte altri 4 GB per i dati, musica, foto e video, eccetera. Quindi innanzitutto consiglio di inserire una scheda microSD assolutamente, però bisogna valutare il fattore dei 4 GB quando si acquista il telefono, dedicarli solamente alle applicazioni. Come dicevo, ho opzioni di risparmio energetico che è possibile attivare dalla tendina delle notifiche, quindi CPU che viene un po' limitata, così come la luminosità del display e tutte le altre caratteristiche. Tendina delle notifiche che purtroppo non ha i toggle rapidi. Andiamo a vedere un po' velocemente quella che è la navigazione web. Andiamo sul sito della Repubblica.
aperto in modalità desktop, è possibile ovviamente attivare sia il Flash Player che visualizzare direttamente il sito desktop quando si naviga. Il browser di HTC devo dire che è davvero fluidissimo, nessun problema sotto questo punto di vista. Andiamo a fare pinch in, anche qui abbiamo il ridimensionamento automatico come sul fratello maggiore HTC One. Davvero nessuna esitazione, velocissimo in tutto, anche di dispositivi più dotati dal punto di vista hardware, quindi nulla da dire sotto questo aspetto. Per quanto riguarda le altre personalizzazioni di HTC, abbiamo la modalità auto che è fatta davvero bene. È possibile navigare in orizzontale, quindi avere il telefono, la musica, tutte le altre applicazioni disponibili o andare a navigare direttamente con Google Maps. Devo dire è una funzionalità questa molto ma molto utile. La caratteristica di avere appunto tutto a portata di mano con tasti molto grandi quando siamo in auto e quindi abbiamo bisogno ad esempio del navigatore. Presento la radio FM, cosa ovviamente positiva, uno store di EA Games con giochi scelti da tra virgolette che fanno parte di una collaborazione tra HTC e EA Games, appunto. Ad esempio, è possibile scaricare gratis Dead Space direttamente dall'applicazione. HTC Media Link HD, con il quale è possibile trasferire contenuti multimediali, ad esempio, in una televisione. Con l'applicazione invece Trasferisci si riesce, cosa molto utile, a trasferire le opzioni del vecchio telefono, sia esso ad esempio un telefono Apple, quindi un iPhone, un BlackBerry, un LG, un Sony, un Samsung, qualsiasi telefono è possibile. Con qualsiasi telefono andare a trasportare quelle che sono le impostazioni al telefono che stiamo utilizzando. Vabbè, applicazione Torch, la galleria l'abbiamo già vista. Vi mostro un attimo quello che è Friend Stream, che permette di avere in questo caso il widget, però aprendo l'applicazione permette in pratica di avere tutti i social all'interno di una sola pagina. Io ho aggiunto Facebook e Twitter. Avremo quindi all'interno di questa pagina tutti i post sia di Facebook che quelli di Twitter. Per quanto riguarda le altre personalizzazioni non c'è molto da dire, quindi andiamo un attimo a vedere quello che è il gaming. Avviando il classico Real Racing 3, che sappiamo mettere un po' alla frusta quella che è sia la GPU che la CPU, e vediamo un po' come si comporta. Avviciniamoci di nuovo. Attendiamo un po' che venga caricata la schermata iniziale. Anticipo comunque che il gioco gira abbastanza bene. Questa è purtroppo l'opzione iniziale perché non abbiamo finito la gara, il tutorial. Vediamo come gira. Come vedete non c'è alcuna perdita di frame, almeno fino ad ora. Vediamo quando è in corrispondenza di più macchine. Si comporta bene, niente di strano, nessun calo di frame o lag visibile. Quindi devo dire che la GPU sotto questo punto di vista si comporta in maniera davvero, si comporta davvero bene. Andiamo a chiudere un po' le applicazioni che avevamo aperte. Vi mostro quello che è il risultato che abbiamo ottenuto con AnTuTu Benchmark, un po' per valutare quelle che sono le caratteristiche hardware del device, ed è di 11.386. Quindi, pur non essendo molto dotato dal punto di vista hardware, con un dual core da 1.2 GHz si riesce a raggiungere questo punteggio nei benchmark. Allora, conclusioni su questo dispositivo. Innanzitutto il prezzo di lancio, ricordiamo che il dispositivo è stato lanciato più o meno tra dicembre e gennaio, era di 399 euro. Ad oggi ovviamente non vale questi soldi perché comunque si tratta di un dispositivo dual core con una risoluzione non altissima, i pixel si vedono.
però diciamo che al giorno d'oggi si trova comunque sui 299 euro molto facilmente, qualcosa anche meno. Quindi ha subito, tra virgolette, un calo di prezzo anche abbastanza evidente ed è di sicuro da tenere in considerazione. C'è tutta l'esperienza Sense, la personalizzazione che è possibile eseguire in maniera molto semplice, la classica personalizzazione di Sense con tutti i widget a nostra disposizione, perfetta integrazione con i social network e una fluidità generale di sistema davvero molto buona. Fattori negativi di questo smartphone: la batteria forse non troppo performante, il display che abbiamo detto avere una definizione abbastanza bassa e comunque un hardware non elevatissimo. A 299 euro è di sicuro un acquisto da valutare se state cercando un dispositivo, tra virgolette, di fascia media che riesca a darvi delle soddisfazioni, ad un prezzo più elevato decisamente, e da scartare in favore di altri dispositivi che, vi offrono decisamente più possibilità rispetto a questo HTC One, SV. Da Emanuele Capone è tutto per tuttoandroid.net.